la libreria dei podcast della Corte Costituzionale. Devo confessare che prima di entrare alla Corte Costituzionale, ormai 9 anni fa, sapevo tante cose della Corte, ma non avevo alcuna familiarità con le sue udienze. Proprio non le conoscevo. Avevo letto le decisioni, avevo studiato casi, sapevo tante cose, però le udienze uno riesce a capirle se partecipa, se ci va. Io non c'ero mai andato in vita mia. Devo aggiungere che le uniche udienze di Corte Costituzionale che avevo conosciuto erano quelle della Corte Suprema degli Stati Uniti, perché a Washington mi avevano invitato più di una volta a vederle già quando ero ragazzo, da studente, non in altri ruoli, e mi avevano molto impressionato. Perché sono quelle udienze nelle quali finisce che ogni avvocato che difende una causa ha davanti 9 giudici che hanno tutti domande da fargli, commenti a volte anche severi. Mi colpì infatti che prima di cominciare avvocati che io avevo vicino avevano già la fronte imperlata di sudore, classica condizione di chi sta per dare un esame difficile che conoscevo benissimo da studente. E devo dire che mi affascinò molto quella udienza, ma mi sembrò anche crudele. Capisco che i giudici hanno ansia di sapere, ma mi sembrava un po', insomma, 9 gatti con un topo solo davanti, ecco. E pensai, dico, beh, effettivamente forse è un po' troppo come tipo di contraddittorio orale. Quando ho cominciato a frequentare le udienze della mia Corte Costituzionale, la mia sensazione è stata opposta. Insomma, qui non c'era né il topo né i gatti, in realtà c'era fondamentalmente, se devo proprio essere sincero, un rito che a me è venuto sembrando sempre più noioso col passare del tempo, costituito semplicemente dalla lettura di testi già scritti tanto da parte dei giudici quanto da parte degli avvocati rappresentanti delle diverse parti. L'udienza, per chi non la conosce, ha una sequenza di casi, ciascuno porta il nome delle parti, il cancelliere chiama ogni causa e entrano a quel punto gli avvocati di quella causa e il presidente dice: relatore di questa causa è il giudice tale. Prendeva la parola il giudice tale e leggeva, e io malignamente questi li ho sempre chiamati i precotti, il TV dinner che si compra già cotto e che basta scaldarlo. Leggeva giustamente l'ordinanza di rinvio, cioè gli argomenti con il quale il giudice che aveva rimesso la questione sosteneva che la questione non era infondata e i dubbi di costituzionalità erano questo e quest'altro. Poi però, dopo aver illustrato l'ordinanza di rinvio, è intervenuta nella causa l'Avvocatura dello Stato, che ha sostenuto a difesa della legge dello Stato. L'avvocatura, quando si presenta, difende sempre le leggi dello Stato, cosa che non è obbligata a fare, ma lo fa. E io a un certo punto chiedevo a me stesso, dico, ma l'avvocatura è qui, è davanti a noi, lo dice da sola quello che ha da dire.
Che bisogno c'è che il giudice lo riassuma usando tempo? Poi dice, si è presentata anche la parte privata e ha sostenuto che poi arrivava l'avvocato dello Stato, bla 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 bla, leggeva il suo papiello, poi arrivava la parte, leggeva il suo e il presidente concludeva, sarà decisa, si chiami la causa successiva. Il cancelliere chiama e ricomincia. Mi pareva che fosse più una perdita di tempo che altro in realtà, in parte provocata dai giudici che appunto analiticamente riassumevano gli argomenti delle parti che erano lì davanti a noi, avendo l'unica ragione di star lì e spiegarci i loro argomenti, e poi questi che non è che rispondevano necessariamente l'uno all'altro, attenzione, perché magari dicevano, nella seconda memoria la controparte ha scritto questo, ma magari la controparte aveva scritto cinque cose, una poteva essere più imbarazzante di altra per quello che doveva rispondere, però questa non la considerava, rispondeva su quelle su cui si riteneva più sicuro, insomma, tante cose che mi portarono a pensare con una certa nostalgia ai nove gatti alle prese col topo, però essendo fondamentalmente, insomma, diverso, anche più italiano di quelli là che avevo visto a Washington, dico, no, a questo punto non si può arrivare, però un cambiamento sarebbe necessario. E pensai alle regole che vengono adottate dalle corti europee, con le quali noi abbiamo regolarissimi rapporti, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea alla Corte dei Diritti Umani di Strasburgo, davanti alle quali i giudici fanno domande e ottengono risposte. Addirittura basti pensare al regolamento per le udienze della Corte di Giustizia Europea, proprio previsto che i giudici relatori mandino alle parti della causa che dovrà essere svolta già alcune domande in anticipo, in modo che rispondano a quelle domande, non dicano quello che vogliono e basta. E poi, al di là delle domande scritte, altre possono essere fatte improvvisando all'udienza. Ho detto, ecco, questo è quello che noi dovremmo fare. Aggiungo che in più elezioni interne di miei predecessori io andavo a trovare il candidato alla elezione, che magari sarebbe stato eletto comunque a prescindere dal discorsino che io andavo a fargli, ma glielo facevo lo stesso il discorsino quale. Dico, vedi, queste sono le regole della Corte del Lussemburgo. Mi prometti che quando sarai presidente le farai passare? Ho avuto promesse, però mi rendo conto che ciascuno ha avuto poi cose importanti da fare, cause difficili. Prima d'andar via, l'ultimo presidente che mi restava da sfruttare ero io, in realtà. E ho detto perbacco, io ci devo riuscire, ce l'ho nella testa da anni, ci devo riuscire. Ne ho parlato ai colleghi e devo dire il tempo che era passato era stato utile perché questa mia sensazione si era venuta diffondendo nel collegio, tant'è vero che prima ancora di cambiare le regole era già capitato più volte che il giudice relatore, anziché concludere con il precotto, concludesse dicendo i punti principali sono questi due, io prego le parti di rispondere in particolare su questi due. Ecco,
Il collegio stava già anticipando la risposta al bisogno che ormai eravamo in tanti ad avvertire. Abbiamo qui alla Corte una commissione studi e regolamenti. Devo dire che chi la presiede attualmente, che è il collega giudice professor Viganò, è molto attivo ed efficiente e lui ha preso in carico la missione. Nel giro di poche settimane ha partorito un adattamento a noi delle regole della Corte del Lussemburgo, le abbiamo portate al collegio che le ha approvate all'unanimità. E così, da alcune settimane, non molte, dalla fine della primavera, abbiamo cominciato a sperimentare questo nuovo metodo. Devo dire che mi auguro solo che la pigrizia, che è uno dei grandi nemici dell'innovazione nella storia, quale che sia l'innovazione, mi auguro che la pigrizia non prevalga. E che non ci si sieda in futuro nelle vecchie e più comode abitudini, che ci sia questa tensione nell'essere attivi, perché serve moltissimo a chiarire gli argomenti, a farne capire la forza, a far capire ai presenti, insomma, qual è il peso dei pesi e qual è il peso dei contrappesi. Faccio un esempio di una situazione quasi paradossale che è venuta fuori solo perché era in atto ormai il contraddittorio. Lo Stato aveva impugnato una legge regionale per più motivi. Tra questi motivi c'era che la legge regionale prevedeva, come prevede la legge dello Stato, che i candidati a incarichi dirigenziali nella sanità avessero svolto incarichi già nel pubblico e nel privato nei 7 anni precedenti, così come dice lo Stato, ma aggiungeva la legge regionale, le esperienze nel pubblico dovrebbero averle fatte consecutivamente negli ultimi 5 anni. Lo Stato dice, ebbè, ma così viene aggiunto un nuovo requisito e se lo Stato dice 7 anni, bastano i 7 anni, quindi la norma è illegittima. La Regione, tra le sue obiezioni, dice per la verità è in vigore un regolamento dello Stato, sia pure anteriore alla legge che io avrei violato, che dice esattamente quello che ho detto io. Allora, se lo Stato ha enunciato un principio, lo sta violando anche lui col suo regolamento che ha lasciato in vigore. Ora, questo argomento era tra quelli della Regione. Il bravo avvocato dello Stato, bravo, fra l'altro, proprio bravo, ignora mentre parla questo argomento. E in base alle vecchie abitudini, nessuno ci avrebbe fatto caso e magari quell'argomento, senza una particolare attenzione della Corte, rimaneva lì nascosto tra le carte. Allora ho alzato il dito e ho detto: scusi, avvocato, ma com'è che c'è questo regolamento dello Stato che contrasta col principio che la Regione ha violato il regolamento? No? La sua risposta è stata, è un ragazzo intelligente, una sorta di effettivamente che dimostrava il suo imbarazzo di onesta persona davanti alla insostenibilità della tesi che la sorte lo aveva portato a difendere. La Corte avrebbe poi dichiarato legittima la norma della Regione e infondata la questione.
Ecco, i grandi processualisti, quelli che hanno scritto Chiovenda, Carnelutti, che il principio dell'oralità è un principio fondamentale perché la dialettica del processo possa realizzare i risultati ai quali è finalizzata, perché la funzione della parola è quella di spiegare, illustrare, anche contrapporre. Ora, questa dialettica è difficile che avvenga soltanto tra atti scritti. C'è, perché c'è nella mia memoria la replica a quello che tu hai scritto, ma altro è che chi deve giudicare e chi deve giudicare è anche il pubblico che assiste all'udienza, perché questa è anche la finalità della partecipazione pubblica all'udienza, la percepisce invece se attraverso gli occhi che si guardano, le voci che si inceppano o non si inceppano, gli argomenti si contrappongono fra di loro. Qualcuno ha scritto, e secondo me questa è una fake news, che dice, ma ora hanno introdotto il processo telematico e questo pone fine al valore dell'oralità. Ecco, prego chi ha scritto questa cosa di riconsiderare ciò che ha scritto, perché la telematica viene usata per trasmettere i documenti non usando il movimento del cartaceo dallo studio dell'avvocato alla cancelleria del giudice, ma non interferisce poi con la fase dibattimentale che rimane di per sé immutata. Ecco, questo è il senso della modifica che, per quanto riguarda la Corte, secondo me si collega coerentemente con le innovazioni che la Corte ha introdotto nei modi e nella frequenza della sua comunicazione con l'esterno. La Corte ha migliorato molto, badando non a reclamizzarsi, non ad advertising for myself, come aveva scritto un grande scrittore, Norman Mailer, moltissimi anni fa, ma perché i cittadini, in nome dei quali tutto questo avviene, conoscano e capiscano meglio che cosa accade nei palazzi delle istituzioni. Ora, non c'è dubbio che se questa è la finalità della comunicazione e se più modi sono stati giustamente utilizzati per ottenere questo risultato, fra questi modi, certo, a beneficio di chi? Beh, di chi ci viene e chiunque ci può venire, dei giornalisti che partecipano, il cui rapporto con il valore aggiunto di un'udienza così rende poi il loro rapporto con l'opinione pubblica che informano molto più proficua. Quindi concludo, è una corte che così funziona meglio in base ai principi cardine di qualunque processo, oralità e contraddittorio, e che fa capire meglio quali sono i pomi della discordia, i temi controversi, la credibilità delle soluzioni a cui si arriva. Insomma, non è un mondo perfetto, ma è migliore di quello di prima.